missione compiuta, questo è quello che mi sento di dire in questa giornata. Lo dico personalmente e poi anche a nome del Centro Studi e Ricerca Ambiente Marino. In questo momento appunto al mio fianco c'è la Presidente Maria Assunta Menite, poi dirà lei due paroline. Missione compiuta, perché dopo un grande lavoro di sinergia fatto con noi volontari, con l'amministrazione comunale e con la ditta Ecologia e Servizi di Condito Sicilia, siamo riusciti a portare questa 1000 rotoli di carta igienica alla nostra scuola. È un grande successo per noi, quindi siamo solo felici e soddisfatti. Un ringraziamento particolare a nome personale, a nome mio, va all'amministrazione comunale, a tutti i volontari che hanno collaborato, ai bambini della nostra scuola, alle maestre, alla preside, e in modo particolare dobbiamo ringraziare la ditta Ecologia e Servizi di Condito Sicilia. Perché? Perché è il Sardanè che ci ha dato questa carta igienica. E quindi grazie a tutti. Quindi operazione scambio è andata a buon fine. Adesso passiamo la parola alla nostra Presidente, che vi dirà due paroline, la nostra Presidente Maria Assunta Menite del Centro Studi Ambiente e Ricerca Marina di Guardavalle. Bravo. Ecco qua, bene. Due parole sole, grazie mille. Grazie a tutti coloro che hanno creduto nell'iniziativa, a tutti coloro che hanno contribuito, e un grazie particolare a Giovanni, perché senza il suo impegno, veramente con passione e ardore, l'iniziativa non poteva essere realizzata. Grazie Giovanni e grazie anche ad Elisa, che rappresenta oggi l'amministrazione comunale. Elisa adesso dirà pure lei due paroline, perché oggi il sindaco non è potuto. Impegnato sia a Catanzaro, ecco. Ha avuto altri impegni, però è qui anche lui in qualità di amministratore che io rappresento. Anche noi ringraziamo innanzitutto Giovanni Motepone, anche Maria Assunta, perché se è stato possibile questa iniziativa è grazie a loro, al loro impegno. Noi come amministrazione abbiamo accolto di buon grado questa iniziativa, perché sono iniziative importanti per il nostro paese, e siamo contenti che ci sono persone come loro che le rendono possibili, ripeto. Ringrazio anch'io la ditta che ci ha fatto questo regalo, e ringrazio i bambini che sono stati anche loro i protagonisti di questa iniziativa, perché si sono impegnati tantissimo per questa raccolta della carta. E quindi ringrazio anche l'istituto, la dirigente che ci ha ospitati oggi qui. Grazie ancora, e vi dico anche vi sensibilizzo anche alla raccolta della differenziata, nel senso che è importante, e questa iniziativa noi la stiamo promuovendo anche a livello comunale. Infatti c'è il bando per l'appalto proprio della differenziata, che speriamo quindi con la primavera abbia inizio, e quindi vi invito tutti a farla bene. Grazie. Questo è importante, infatti te lo volevo anche io ricordare, l'hai detto tu, infatti a breve dovremmo appunto iniziare con questa raccolta, quindi questo è un altro grande successo. Non mi sento di essere io l'onorato, anche se sono in queste due bellezze naturali qui, però ripeto, è grazie alla sinergia e grazie all'impegno di tutti che abbiamo coronato questo piccolo successo. Quindi se noi continuiamo a lavorare con questo spirito di unione, con questa, diciamo, ecco, collaborazione, io sono convinto che otterremo altri successi di questo genere. Quindi grazie a tutti, grazie anche a Guardavalle Online. Ciao a tutti, grazie.